sedimentazione e la pietra va via facilmente. Di qua è più difficile. Il passo successivo è usare le gradine. Questi sono scalpelli di acciaio temperato con dei denti poderosi proprio per la prima sbozzatura a scalpello. Quest'altra è una gradina sempre più piccola e questa serve per entrare più nei particolari. Quindi, per esempio, se io voglio incominciare ad abbozzare qualche cosa, a definire qualche piano, incomincio intanto a prendere un martello più piccolo perché l'entità dei colpi è inutile che sia, diciamo, quella della sbozzatura. Meno istintivi e più cerebrali, oserei dire, perché si comincia a ragionare con quelle che sono le regole dell'anatomia, con quelle che sono le regole delle proporzioni, dell'armonia, della bellezza, e quindi incomincia la parte più ragionata, insomma, più di cuore, diciamo, più di cuore. Allora, la tipica raspa da pietra è quella da falegname, quella che si usa anche sul legno. Questa è un po' sdentata, però la parte sua la fa, ecco. Per grandi piani, vedi? Per grandi piani si può lavorare in questo modo e si può levigare. Si può, diciamo, togliere quella parte grezza dei colpi di gradina. Dopodiché, se uno poi vuole entrare nei dettagli, ci sono queste raspine da marmo, raspe da marmo, raspine, che ecco, ti danno questa possibilità di raccordare tutti i piani. Ecco. E la pietra leccese è bella nella lavorazione immediata, nella lavorazione veloce, nella lavorazione quasi fatta, come dicevo all'inizio, quasi istintiva, così, no? di sentimento, insomma. E tutti i segni che rimangono riflettono, secondo me, l'artista che la lavora. Nell'andare troppo a fare questi passaggi della gradina, della raspa, della carta vetrata, rendono quasi, direi quasi anonima la lavorazione, perché tutti quanti possono lavorare con la raspa, con la carta vetrata, eccetera. E quindi alla fine, invece, questo segno è come la calligrafia dell'artista. Cioè, la mannara, se la uso io è una cosa, se la usa Francesco o Aurora è un'altra, o Franco, mi spiego. Quindi è un segno distintivo, secondo me, quello di usare questi scalpelli, queste gradine e la mannara. Mano? Ci sarà, forza. Puoi fare una mano? Sì, sì. Che deve reggere qualcosa, che si sta reggendo adesso? Sta reggendo un calice, un contenitore. Eh? E perché? Perché da come si vede d'acqua. Cioè, diciamo che questa donna mantiene un grande vaso che contiene un liquido che scenderà dalla parte superiore di qua. Cioè ci sarà come una comunicazione tra la. Un liquido? Sì. Come un vino, sì, il cuore, sì. del latte, no? Non voglio che la cosa sia definita, con le parole, insomma. Quindi questo sta cercando di avere. Visivamente ci sarà, sì, questo scambio tra questa donna che mantiene questo grande carico, questo grande vaso, okay, e questo bimbo che prende come da una fonte. Vabbè. Anche qui siamo nel mondo del surreale, viviamo. Teniamo conto che loro sono da poco tempo che dipingono, sono allievi di una scuola e quindi naturalmente ci sono delle cose piatte come questi sagome, no? Che non hanno ancora volume,
dove alcune cose sembrano essere più evidenti, si può cadere in quella che vuole essere un'idea, un'illustrazione, che lui che conosco fa della grafica, del disegno, anche perché l'esperienza del disegno ti è servita a te qui. Decisamente. Perché tu queste cose le hai fatte anche in bianco e nero. Bozzetti prima, e poi... Tanti bozzetti. Sì. Una preparazione, uno studio riguardo lo sfondo e tutto quanto, per poi... Eh sì, questi sono esseri ridicoli, piuttosto bruttini, mentre sopra ci sono delle donne che sono belle, no, almeno sembra la classica bona, no? Che vuole essere presa per vista, ammirata, da chi? Da questi che, poverelli, non arriveranno mai ad avere queste ciliegie. Illustro brevemente questo lavoro che ha eseguito Antonia per la sua tesi. È un'opera abbastanza particolare in quanto mette insieme il dipinto su tela con la cartapesta. Voi sapete che siamo nel territorio della cartapesta e quest'autore, Pasquale Enrico, di cui purtroppo rimane poca produzione ed ancora da ricercare nelle case private se vi sono altre opere simili a queste. Questo dipinto, se vi ricordate, l'anno scorso l'avete visto con dei tagli qui. Chi sono stati i grandi devoratori? Michelangelo, Giotto, fino ad arrivare all'arte contemporanea, ai nostri, che so, Pascali e così via, con Enna, tutti i nomi che noi conosciamo dell'arte contemporanea. L'importante, ripeto, è che la decorazione sia la congiunzione tra arte, simbolo, segno e spazio. Mariangela, hai scelto questi sassi diversi, che tra l'altro poi sono delle pietre di Carrara, sto vedendo, no? Sì. Quindi hai modulato in modo diverso questi tagli con gli inserimenti, c'è qualche... Sono intervenuta con dei piccoli frammenti di vetro colorati che mostrano appunto quello che sono io e i miei stati d'animo, sono piccoli segni e piccole colori intagliati nella pietra. Scusami se ti interrompo, ma quest'altro invece? Pensavo di fare qualcosa comunque di particolare con pochi colori che sono poi quelli fondamentali, diciamo quelli dell'arcobaleno, e però ho voluto creare un mobile che fosse abbastanza semplice ma nello stesso tempo complesso e che in qualche modo, pur avendo di base il bianco, riesca a riempire di colori una stanza. Vorrei introdurre l'argomento della scena in piazza. Nel contesto, insomma, urbano che noi conosciamo benissimo, quello contestuale proprio della città di Lecce, che è ricca del barocco conosciuto da tutti, non solo in Italia ma nel mondo, dovremmo andare proprio a ricercare degli spazi urbani idonei per poter recuperare questi elementi proprio che arricchiscono la cultura e la storia del barocco leccese, oltre che dei monumenti, per essere utilizzati nella nostra messa in scena che andremo poi a proporre progettualmente. E chiaramente la progettazione proprio nello specifico del dettaglio può portare proprio in maniera innovativa allo sviluppo più approfondito e originale di una nuova interpretazione per tutti i casi, mi spiego? Quindi non è casuale l'argomento che ho introdotto della scenografia urbana, nello specifico
della città di Lecce, che è abbastanza ricca di questi elementi molto dinamici, no? Queste curve, questi contrappunti, questi elementi di spazio che prendono forma rispetto a uno spazio urbano, in una piazza, di fatto proprio nella configurazione, insomma, di un'osservazione specifica di uno scenografo, nello specifico in questo caso, offrono maggiore, maggiore disponibilità, maggiore attenzione a questa tipologia, visto che lo scenografo si occupa essenzialmente di ambientazione. Visto che il tema che noi affrontiamo in questo corso è l'illuminotecnica, mi piacerebbe sapere come intende comportarsi con questa facciata del Museo Diocesano. Avevo pensato di intervenire con delle proiezioni degli schizzi di colore. Questi schizzi diventano un quadro di Pollock che vanno a sfumare con delle farfalle. Benissimo. Ho una curiosità, vorrei chiederti come hai pensato di intitolare questa installazione? Magari la notte dell'arte a Lecce, giusto per riprendere il tema dell'Accademia, dei colori. Beh, questo secondo me ritorna perfettamente con il discorso che voi avete una grande fortuna a vivere nel Salento e a Lecce in particolare, perché voi vi nutrite giornalmente di queste architetture favolose, quindi è una fortuna rispetto ad altri che vivono in tante altre città, magari bellissime, modernissime, ma non hanno questa architettura. Quindi vivere a Lecce penso che sia come vivere in un teatro di posa, dove i personaggi sono realmente il centro dello spettacolo.